Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con i fatti e le opinioni. Questa sera parliamo di uno dei settori economici più interessanti e più qualificanti per il nostro territorio, storicamente radicato, in particolare sulla città di Pescara e sulle realtà costiere abruzzesi. Parliamo del mondo ittico, parliamo della marineria, parliamo dell'attività della pesca e lo facciamo avendo in studio i rappresentanti del FLAG Costa di Pescara, che è una delle realtà che seguono più da vicino e lo fanno in maniera costante e professionale le attività che si svolgono sul territorio, lo fanno a 360 gradi, perché adesso spiegheremo più nel dettaglio che cos'è un FLAG e soprattutto quali servizi ha erogato alla comunità, al mondo, all'economia della pesca sul suo territorio di riferimento. Saluto e ringrazio il presidente del FLAG Costa di Pescara, Claudio Lattanzio. Buonasera Lattanzio. Buonasera, grazie a voi dell'invito. Con lui anche il direttore del FLAG Costa di Pescara, Andrea Mammarella. Buonasera direttore. Buonasera, grazie a voi dell'invito. E c'è anche il vicepresidente del FLAG, Doriano Camplone. Buonasera Camplone. Buonasera, grazie dell'invito. Benvenuti a tutti e tre nei nostri studi. Tra poco ci raggiungerà anche, vedete la poltrona vuota, il sindaco di Pescara, Carlo Masci, perché il rapporto con la città, con le sue istituzioni, credo sia molto importante per voi, per la nascita e soprattutto lo sviluppo di questi 5 anni di attività del FLAG Costa di Pescara. Insomma, è il momento dei primi bilanci, presidente Lattanzio, è il momento però di spiegare anche che cos'è un FLAG, perché al momento è soltanto un acronimo, ma è nella concretezza una realtà che è particolarmente importante per un settore che per la prima volta trova un modo di autoregolamentarsi, anche di mettersi, come si suol dire, a regime, per sfruttare tutte le opportunità che lo riguardano. Presidente. Grazie di nuovo dell'invito. Intanto spieghiamo, come ha ben detto lei, cos'è il FLAG. Acronimo di parole inglesi, Fisheries Local Action Group. Questo non perché noi siamo degli esterofili, ma perché si tratta di un progetto a carattere europeo, tant'è che in tutte le nazioni europee che si affacciano sul mare sono presenti dei FLAG. Il FLAG è un consorzio a capitale misto pubblico-privato nel quale il Comune di Pescara detiene il 49% delle quote, mentre il restante 51% è detenuto da privati rappresentati da associazioni di categoria piuttosto che cooperative, piuttosto che associazioni tipo l'Associazione Armatori Pesca di Pescara. Nasce 5 anni fa per mettere in atto dei progetti per i quali il FLAG ha presentato una strategia alla Regione Abruzzo, più precisamente al Servizio di Economia Ittica, che è l'ente intermedio tra noi realizzatori del progetto e la Comunità Europea, che di fatto ha messo in campo i fondi necessari per fare tutta una serie di attività riguardando il mondo della pesca a 360 gradi, che vanno dalla promozione del pescato locale, che vanno dalla promozione della tradizione locale, fino alla realizzazione di strutture messe a disposizione dalla marineria per incrementare il reddito dei nostri pescatori. Ecco, questo in generale il biglietto da visita del FLAG, in generale del FLAG di Pescara in particolare. Tra poco vedremo anche delle immagini che un po' raccontano questi 5 anni di storia che ci vengono proposte dal nostro regista Andrea Di Fabio. Appunto il quinquennio di attività, ecco, su quali presupposti è nato, sempre lo chiedo a lei Presidente, e su quali presupposti si è poi sviluppato, cioè la prima operazione suppongo sia stata quella di coinvolgere tutti gli operatori attorno al settore della pesca nella città di Pescara e appunto attorno al suo porto.
Il FLAG è nato per cogliere l'occasione che ci è stata data dalla Comunità Europea, appunto, con lo stanziamento dei fondi da destinare al mondo della pesca e gestire nella maniera più varia possibile. Naturalmente sono stati coinvolti tutti gli operatori che hanno a che fare con questo tipo di attività, dai quali abbiamo recepito le istanze e le necessità di cui il mondo della pesca aveva bisogno, e a quel punto abbiamo pensato e messo in campo i progetti che ci sono stati stimolati appunto dalla Marineria di Pescara. Quindi 5 anni di attività, 5 anni intensi, adesso appunto vedremo insieme, a partire dalla inaugurazione della vostra sede fino agli ultimi giorni nei quali peraltro avete fatto una sorta di show cooking molto interessante dedicato al pesce povero che abbiamo seguito anche con le nostre telecamere. Intanto ringrazio il sindaco di Pescara Carlo Masci che ci ha raggiunto in studio. Buonasera sindaco. Buonasera, buonasera. Allora, Parliamo... Un saluto ai presenti. Grazie di aver accolto il nostro invito. Allora, iniziamo con il direttore Mammarella a fare il punto sui progetti di cooperazione che vi hanno coinvolto in questi 5 anni. Ecco, se ne dovesse isolare qualcuno tra i più qualificanti, tra quelli in cui insomma, anche Pescara è riuscita ad avere una sua originalità rispetto alle attività degli altri FLAG. Allora, il punto che riguarda la cooperazione è uno, diciamo, dei 3 punti fondamentali su cui era stata costruita la strategia di sviluppo locale. Devo dire, a posteriori, adesso che insomma stiamo avvicinando alla conclusione del nostro programma, probabilmente uno anche dei più interessanti e dei più utili rispetto alla nostra comunità locale, perché ci ha permesso di entrare in contatto con le altre realtà nazionali e non solo nazionali e quindi confrontarci con loro, capire, condividere con loro problematiche, soluzioni in molti casi e anche quindi prospettive di crescita, di sviluppo e di organizzazione e riorganizzazione della nostra comunità marinare. Noi abbiamo partecipato insieme ad altri FLAG italiani ad un paio di progetti che sono stati costruiti e messi sul tavolo in questi ultimi 3 anni. Devo dire che da un punto di vista probabilmente dell'importanza e delle ricadute in termini diciamo, anche sovranazionali, il progetto più importante è stato sicuramente quello che è stato chiamato Patrimonio Culturale della Pesca, è stato un progetto fatto insieme ad altri 9 FLAG italiani, dal Veneto all'Emilia Romagna, alla Toscana, in cui abbiamo provato a mettere insieme e a ricostruire tutte le caratteristiche peculiari, tipiche della nostra marineria storica, delle nostre attività storiche, a partire da quelle dell'Adriatico, quindi Veneto, Emilia Romagna, Marche, sia attraverso la ricognizione degli antichi strumenti da pesca, dei mestieri, e costruire in questo modo una sorta di pacchetto identitario che nelle intenzioni ultime di questo progetto è quella di provare ad ottenere il riconoscimento di patrimonio culturale immateriale dell'umanità. E quindi abbiamo iniziato proprio al termine di questo progetto tutta la procedura per fare questo tipo, per ottenere questo tipo di riconoscimento, e naturalmente per fare questo abbiamo prodotto una serie di materiali che vanno da un docufilm che è stato registrato e anche poi presentato in una sua anteprima quest'estate qui al nostro porto turistico di Pescara, che adesso diciamo, diventerà uno degli strumenti con cui affrontare questa diciamo, lunga e faticosa procedura di riconoscimento di patrimonio culturale. Però c'è un altro di progetto a cui in qualche modo siamo particolarmente legati, e che è il progetto che è stato denominato Donne nella Pesca. Si tratta di un progetto in cui insieme ad altri sempre FLAG nazionali abbiamo fatto una sorta di reso conto dello stato dell'arte, della situazione attuale
che nelle varie marinerie italiane configura il ruolo della donna all'interno delle filiere produttive e gestionali della pesca, scoprendo, ma insomma non è una scoperta clamorosa, che questa, al di là dei riconoscimenti ufficiali e tecnici, ha una importanza eccezionale. E quindi su questo abbiamo promosso una serie di iniziative che hanno riguardato dei workshop, hanno riguardato delle attività anche di conoscenza, di conoscimento, e vi assicuro che vedere donne delle marinerie di Chioggia piuttosto che di Ancona, Rimini, Pescara, che in qualche modo si sono incontrate, si sono guardate negli occhi, hanno scoperto di avere gli stessi caratteri, gli stessi problemi, le stesse aspirazioni, ansie e problematiche, è stato un momento molto bello, molto importante, ma soprattutto molto costruttivo, perché a partire da lì noi insomma ci auguriamo, ma in qualche modo lo abbiamo anche intravisto in prospettiva, c'è la chiave per evolvere e per migliorare le proprie condizioni lavorative, professionali e soprattutto anche di riconoscimento all'interno della filiera tutta dell'economia del mare. Sì, mi pare di capire che assieme alla necessità di essere uniti per affrontare le novità, il nuovo, e per garantire insieme una sostenibilità dello sviluppo delle vostre attività, ci sia anche una forte radice nelle tradizioni che va preservata e che va valorizzata, perché questa è parte del patrimonio della pesca e non è soltanto un patrimonio imprenditoriale, ma anche un patrimonio, io direi, quasi antropologico. Da questo punto di vista è importante anche cosa produce in termini di prodotto, appunto, l'industria della pesca. E su questo volevo sentire Doriano Camplone, perché avete fatto, abbiamo già visto qualche immagine, una serie di iniziative relative proprio alla valorizzazione non soltanto del pesce in sé, ma del pesce così come nella tradizione di Pescara viene intanto pescato e poi soprattutto conservato e cucinato e lavorato. Allora, parliamo di bianco e azzurro, del divino pesce povero, che è una delle ultime iniziative, e vi faremo vedere anche le immagini che abbiamo girato proprio sabato scorso in un evento dedicato al pesce povero, ma anche al miglio zero. Ecco, sotto questo aspetto, in questi 5 anni, quali sono stati i vostri punti di riferimento? Allora, gli eventi promossi dal FLAG mirano a portare a contatto del cittadino, a far riscoprire al cittadino la possibilità di usufruire del prodotto pescato e non andarlo ad acquistare al supermercato. Riappropriarsi della tradizione gastronomica locale con delle ricette, ricordo una tra le varie, è quella della ricetta del battuto di Suro. Il Suro è un pesce povero che non viene commercializzato perché ha poco valore e che invece in questa ricetta promossa nell'esperienza fatta dello show cooking ha messo in evidenza invece la bontà e la semplicità del piatto gastronomico. Ecco, è importante per valorizzare e per contribuire a dare maggiore valore al pescato della nostra marineria e diffondere questa cultura, riappropriarsi della capacità riproporre a casa, cucinare questi tipi di piatti che possono così favorire anche il commercio di queste specie più povere, diciamo. E appunto sabato scorso c'è stato l'incontro tra le vongole, e qui insomma poi abbiamo avuto anche lo chef Lattanzio, e anche credo anche una cucina di un'altra parte dell'Adriatico, di un altro settore a noi vicino. Ecco, su questo volevo chiedere a Claudio nel commentare queste immagini dell'evento. Sì, l'idea è stata proprio quella di creare un connubio tra un prodotto, in questo caso stiamo vedendo che sono le vongole provenienti dal nostro mare, con il metodo di cucina del brodetto proveniente da Giulianova, sì. Atteso che
il brevetto è stato preparato, ecco, da Noemi Pica, che è una delle amministratrici della pagina dell'Accademia della Cucina Teramana. Naturalmente si è trattato di prodotto della nostra marineria, non solo la nostra marineria, prodotto che ci è stato fornito dal nostro vicepresidente Doriano Camplone. C'era tutta una varietà di pesci che sono stati cucinati. Mi riallaccio al discorso che faceva Camplone, per portare a quanto più pubblico possibile la notizia che il cosiddetto pesce povero, ma povero soltanto da un punto di vista economico, non certo dalla bontà e non certo dalle qualità organolettiche che sono ottime, tant'è che tutti i nutrizionisti invitano quanto più possibile, ad esempio, a mangiare pesce azzurro, che sono ricchi di omega 3 e che contribuiscono allo sviluppo del colesterolo buono. Abbiamo avuto tra l'altro la collaborazione di esponenti di Slow Food Pescara, devo dire con estrema soddisfazione che l'evento ha riscosso un successo notevole. Lo abbiamo realizzato all'interno della sede del FLAG, che si presta anche a momenti di questo genere. È nella nostra idea quella di riproporre eventi appunto di questo genere, naturalmente con prodotti diversi, perché fortunatamente il mare offre una varietà di prodotti talmente vasta che non ci si, perdonatemi il termine, non ci si stufa mai di prepararli e di mangiarli. Ma ogni località della costa ha il suo brodetto codificato. Pescara ha un suo brodetto codificato? Io lo chiedo, non so chi mi vuole rispondere. Decisamente sì. Allora, com'è il brodetto alla pescarese? Cosa che è molto... Così chiudiamo questo punto, perché mi pare... Il brodetto alla pescarese viene, nel brodetto pescarese viene utilizzato il cosiddetto ferfellone, ovvero il peperone rosso essiccato al sole, che viene fatto poi appena soffriggere in maniera tale che diventi croccante, viene messo poi all'interno del mortaio, viene pigiato insieme al sale grosso con il pistillo per renderlo polvere, e con questo si condisce il pesce, aggiungendo la conserva di pomodoro, cioè quella che sta nei tubetti, l'estratto. Naturalmente poi viene innaffiato con del liquido, a volte anche con del liquore. Il segreto è non muovere mai il pesce all'interno del tegame, farlo cucinare soffocato, anche quello è una davvero prelibatezza. Tra l'altro è quello che questo è il metodo che si usa sulle barche da pesca. I nostri pescatori normalmente lo cucinano così a bordo, e noi abbiamo intenzione, sempre nell'ambito della promozione della tradizione locale, di proporlo anche al grande pubblico. Ecco, questa domanda mi serve per introdurre il sindaco, perché noi parliamo della pesca come un settore di attività imprenditoriale, giusto che sia, ci siano delle attenzioni su tutto, ma la pesca è anche una... è una serie di storie di vita, è una bandiera identitaria per una città come Pescara. Ecco, abbiamo sentito le voci che ci raccontano queste storie, le storie anche delle donne, dei pescatori, le storie dei piatti, della cucina. Ecco, quanto è importante l'idea del FLAG, non soltanto come attività consortile di aziende che si mettono insieme per fare le cose insieme e meglio, ma quanto è importante per mandare avanti una tradizione che rischia di essere dispersa, sindaco, dal punto di vista immateriale più che materiale? Intanto, dopo questa ricetta potremmo dire andiamo a tavola, perché siamo in una fase in cui dobbiamo necessariamente supportare e aiutare la pesca e i pescatori, perché non possiamo nasconderci dietro a un dito: la marineria, i pescatori sono in difficoltà, la pesca italiana è in difficoltà anche per alcune normative che ci penalizzano, il Covid ha aggiunto problemi ai problemi e l'aumento dei prezzi dei carburanti ha finito per complicare le cose. Quindi avere un'associazione come il FLAG, che mette insieme la marineria, le istituzioni,
i soggetti che operano sul territorio, vuol dire creare le condizioni affinché ci sia una forza in più per sostenere chi ha fatto nascere la nostra città, perché noi non dobbiamo mai dimenticare che Pescara è nata sulla marineria, è nata sui ferrovieri, è nata su alcune attività che si sono radicate nella nostra città, che sono identitarie, e noi questa identità dobbiamo mantenerla e anche trasferirla alle prossime generazioni. Lo facciamo attraverso iniziative culturali che ci permettono di far conoscere tutti gli aspetti della marineria, tutte le tradizioni, tutta la storia, il vissuto, e oggi anche il FLAG permette di fare questo. Nei mesi scorsi abbiamo inaugurato il museo diffuso della marineria insieme al FLAG, che permette di individuare dei luoghi che sono simbolo di un determinato tipo di vita e un determinato tipo di sviluppo legato al fiume e legato al mare. E quindi oggi noi cerchiamo di supportare la marina anche con trasformazioni urbane che abbiamo innescato in un processo di restyling della città, e le trasformazioni più importanti stanno avvenendo proprio nella zona del fiume, del porto, anche perché quella zona è rimasta per troppo tempo spenta e per troppo tempo senza una vera e propria identità. Notizia di questi giorni che noi stiamo partendo con la riqualificazione di tutto il waterfront fluviale all'altezza della Madonnina. Che cosa comporterà questa trasformazione urbana? Intanto completeremo il Museo del Mare, che da troppo tempo è chiuso, non è fruibile, non è visitabile, nonostante abbia dei cimeli preziosissimi al suo interno, ma al suo interno nascerà un altro elemento identitario. Nascerà il Museo delle Genti di Mare, che oggi noi collochiamo, l'inaugurazione avverrà fra qualche giorno, anche grazie al FLAG, anche grazie all'attività svolta da chi è innamorato della vita del mare, perché poi dietro queste cose c'è la passione, c'è il sentimento, c'è il cuore. Quindi inaugureremo fra qualche giorno all'interno del Museo delle Genti d'Abruzzo una sezione dedicata alle genti di mare. Questa sezione sarà trasferita all'interno del Museo del Mare quando sarà completato nel 2024, perché i lavori già sono cominciati e proseguiranno quest'anno e il prossimo anno. Speriamo a metà anno prossimo di inaugurare il Museo del Mare. Ma la trasformazione è ancora più evidente, perché per esempio il nostro obiettivo è quello di trasferire il centro delle ricerche marine, il centro delle ricerche marine sulle tartarughe, che oggi si trova ai Colli, all'interno del processo di trasformazione dell'area della Madonnina, e precisamente dove oggi c'è il mercato ittico al Minuto e dove c'è il mercato di Campagna Amica. In quell'area, che sarà totalmente trasformata in quello spazio, sorgerà il centro delle tartarughe marine, in modo da avvicinare questo aspetto della vita del mare al mare e collegare direttamente, attraverso una piazza che collegherà questi due edifici, il Museo del Mare con il centro delle ricerche marine, in modo che i ragazzi, le persone che andranno a visitare questa struttura potranno vivere l'aspetto museale, che è quello dove ci sono i reperti, e l'aspetto invece del mare vivo, dove ci sono le tartarughe che vengono curate e dove ci saranno anche delle sezioni didattiche all'interno. Poi c'è il grande intervento che stiamo facendo di trasferimento del mercato ittico all'ingrosso nella zona sud di Pescara, all'interno del porto dove c'è l'area dedicata ai servizi. Anche lì si sta già lavorando, nel senso che la stazione marittima, l'ex stazione marittima che era in concessione alla provincia, è stata rilevata dal comune come concessione. Abbiamo trovato
disponibilità da parte dell'autorità di sistema portuale. Al suo interno stiamo lavorando con un intervento di riqualificazione per realizzare il mercato ittico all'ingrosso, che sarà trasferito lì in modo da liberare quell'altro edificio, che è un edificio importante, che si trova in una zona assolutamente identitaria della città e che potrà avere degli sbocchi e delle prospettive legate all'attività turistica. Poi c'è tutto il lungo fiume da risanare, con pista ciclabile, passeggiate, piazze, area dedicata all'acqua, un intervento di grandissima qualità per 4.200.000 euro. E è necessario sottolineare un altro aspetto, perché noi abbiamo il problema degli sversamenti a mare delle acque di prima pioggia. In questi giorni l'ACA sta cominciando il lavoro per realizzare la vasca di prima pioggia dietro la Madonnina all'interno del fiume. Quindi all'interno del fiume ci verrà una vasca di prima pioggia di 5.000 metri cubi, quindi molto ampia, che avrà una piattaforma che entrerà dentro il fiume per creare una grande piazza sul fiume, che comprenderà anche l'attuale cantiere che si sta smantellando. Quindi su quell'area ci verrà anche una grande piazza che guarderà il fiume, che potrà essere utilizzata per fini, certo, di intrattenimento, allora, turistici. Quindi c'è una valorizzazione complessiva che cambierà il volto di quell'area nella zona nord. Poi c'è anche la zona sud, altrettanto importante, dove stanno iniziando i lavori in questi giorni. Certo, vabbè, il sindaco ci ha dato un quadro degli interventi, anche delle informazioni utili, quindi insomma la parte interessante di questa trasmissione. Ora ci fermiamo per qualche istante, tra poco torneremo in studio per un nuovo giro di interventi. Linea alla regia. Siamo tornati in studio per affrontare i temi legati all'attività del FLAG Costa di Pescara. Il sindaco ha, nella premessa del suo intervento, e su questo sollecito Claudio Lattanzio, ha descritto anche i problemi principali che vive la categoria. Peraltro proprio domani a Pescara si terranno gli stati generali della pesca, e voi da imprese, anche da soggetti che insomma rappresentano il loro consorzio, che tipo di istanze vi sentite di sottoporre alla politica, anche ai decisori in sedi più centrali come quelle governative? Sappiamo che ci sarà l'intervento anche del ministro Lollobrigida. Al momento quali sono gli umori della vostra categoria, Lattanzio? In questi giorni l'umore è decisamente nero, atteso che proprio qualche giorno fa la Comunità Europea ha approvato un regolamento che noi contrastiamo, non perché siamo contro le regole, questo sia ben chiaro, ma perché criminalizza il pescatore, mettendo in difficoltà soprattutto i pescatori che agiscono ad esempio nell'Adriatico. Non viene presa in considerazione la specificità del nostro mare, che ha delle caratteristiche completamente diverse da quelle degli altri mari che pure insistono nella Comunità Europea. Mi viene da dire l'oceano, che ha una produzione decisamente diversa rispetto alla nostra. È stato approvato l'installazione a bordo di telecamere per controllare ciò che i nostri pescatori fanno. Perché dico criminalizzare? Perché i nostri utilizzano attrezzi che la Comunità Europea stessa ci ha imposto, reti che hanno maglie di una dimensione ben specifica, reti che vengono costantemente controllate dall'autorità, fondamentalmente Capitaneria di Porto, e non solo quando l'imbarcazione è in porto, che si potrebbe pensare a cambi repentini delle attrezzature da pesca, ma spesso e volentieri, giustamente, le vedette della Capitaneria di Porto affiancano le nostre imbarcazioni facendo tirare sulla rete e controllando che quella rete che stava pescando risponda alle norme imposte dalla Comunità Europea. Tra l'altro sono provvedimenti che
necessariamente si rivolgono esclusivamente ai pescatori facenti parte della comunità europea, ma si dimentica che il mare, l'Adriatico, abbiamo di fronte a noi la Croazia che dovrebbe entrare in Europa, il Mediterraneo con nazioni che niente hanno a che vedere con l'Europa, Marocco, Tunisia, Egitto, per cui le norme che sono molto stringenti per i nostri pescatori non hanno alcun valore per altri pescatori che insistono negli stessi specchiacquei dei nostri, ma che non sono sottoposti a leggi e regolamentazioni così, come dicevo, stringenti che alle quali invece i nostri devono sottostare. Quindi naturalmente ci faremo portavoce della, quantomeno della possibilità di rivedere di un provvedimento che già c'è, ma di rivedere venendo incontro alle esigenze di chi, lo ripeto con forza, effettua l'attività di pesca con attrezzature regolari, attrezzature che vengono costantemente e continuamente controllate e che non dovrebbero consentire catture di pesci non nella norma. Questo è un aspetto. Naturalmente continueremo nella nostra attività iniziata con il FLAG di sostegno al mondo della pesca. Il sostegno va anche nella direzione di promuovere quanto più possibile il prodotto locale in maniera tale da dargli il giusto valore e da contrastare tutto il pesce di importazione che pure è presente in maniera massiccia nei nostri mercati e che ha dei costi decisamente inferiori ai nostri, perché probabilmente in altri luoghi ci sono delle situazioni che consentono di come dire, conferire prodotto a quel prezzo. Ecco, in questa prospettiva peraltro avete già attivato una serie di attività di pescaturismo proprio come FLAG, per stimolare anche chi viene come turista sulla costa pescarese, in questo caso, a conoscere più da vicino il mare e i suoi prodotti. Il FLAG ha intanto finanziato un corso di formazione a favore dei pescatori proprio sull'attività del pescaturismo, che è da vedere come un'attività collaterale alla primaria, che è quella della pesca, ma è un'attività che è a sostegno dell'operatore ittico e che ha una valenza molto ampia, atteso che la nostra regione ha davvero dei luoghi incantevoli che visti dal mare sono ancora più incantevoli. Mi viene da pensare alla Bella Addormentata, che è che è unica al mondo, che è quella prospettiva con la quale si vede il Gran Sasso. La prospettiva migliore la vediamo noi da Pescara, certo. È al largo di Pescara, rientrando al tramonto dopo una bella giornata su un peschereccio, e tutti coloro che hanno già fatto questo tipo di esperienza ne sono rimasti assolutamente entusiasti. Allora, direttore Mammarella, abbiamo introdotto il discorso della formazione, che per voi penso sia fondamentale, formazione che riguarda anche i reti, mi pare di capire, e riguarda anche tutta una serie di attività che sono utili da tramandare, perché poi c'è anche il tema del ricambio generazionale nell'imprenditoria, nell'impresa ittica. E a questo volevo aggiungere anche un progetto per il quale, insomma, siete rimasti, mi diceva il Presidente prima della trasmissione, praticamente i primi, se non gli unici in Italia a farvi un po' camminare il cervello da questo punto di vista rispetto alla messa a regime della condivisione dei magazzini per il pescato proprio al porto di Pescara. Sì, molti argomenti. Due in particolare, due però. In particolare, sono, allora, mi sono sembrati il molto tema interessanti. Della formazione del ricambio generazionale è un tema cruciale. Perché con chiunque si parli del mondo della marineria è indubbio che trasmettere questo mestiere alle nuove generazioni è molto faticoso, per una serie di ragioni più o meno storiche, più o meno socioculturali, ma in questo senso la nostra attività ha iniziato con questa programmazione a fare una serie di azioni, di interventi, ma
sicuramente nei prossimi anni in cui continueranno le attività di questi gruppi di azione locale è uno dei temi centrali su cui concentrarsi, perché bisogna anche spiegare ai nostri figli, ma anche spesso anche a noi stessi, di come questo mestiere possa avere una prospettiva e delle caratteristiche di grande qualità professionale e professionalizzante, e che portano ad avere delle soddisfazioni che non sono più, che sono più facilmente collegabili a quelle degli imprenditori delle attività naturali, di produzione naturale, che non a questa figura di pescatore ottocentesca fatta di lacrime e sangue che viveva questa vita disgraziata. Ora, è chiaro che è un mestiere faticosissimo, ma è anche uno dei mestieri più belli e più pieni, ricchi di soddisfazioni. Racconto, ovviamente, conto terzi, perché io sfrutto le notizie che mi danno i miei amici che fanno questo mestiere davvero, ma dal modo con cui me lo dicono e dagli occhi con cui me lo dicono garantisco certamente che sia così. E quindi è evidente che questo è un mestiere che ha pieno diritto di sopravvivere e di caratterizzarsi nella sua qualità. Noi abbiamo anche iniziato a ragionare con alcuni istituti superiori, di scuola superiore, per immaginare la possibilità di percorsi formativi già dalle scuole superiori di economia del mare, che noi finora abbiamo solo considerato dal punto di vista noi in Abruzzo abbiamo la scuola, quella di Ortona, l'istituto, la scuola nautico di Ortona, ma in verità, ripeto, c'è tutto un mondo fatto di marketing, di promozione, di turismo, lo diceva prima con il pescaturismo, che intorno al mestiere della pesca costruisce davvero un sistema economico completo e compiuto. E va spiegato, va raccontato, perché c'è tanta soddisfazione da rintracciare in questo ambito. E lo diciamo, mi ricollego a quello che dicevo poco prima, anche alle esperienze che noi abbiamo visto nel resto d'Italia e del mondo, che hanno delle esperienze in alcuni territori già avanzate su questa prospettiva, e quindi in qualche modo abbiamo dei riscontri anche diretti su questa idea. Sui magazzini. L'altra questione dei magazzini è un esempio molto pratico, molto concreto, in cui noi ci siamo un po' inventati una procedura a seguito di una nuova normativa che lo scorso anno ha modificato i canoni delle concessioni demaniali, per cui qualunque tipo di concessione demaniale, a prescindere dalla dimensione, ha una quota fissa minima che quadruplicata, sestuplicata rispetto all'anno precedente. Ora, questa cosa, che può essere ragionevole per alcune situazioni, per alcune condizioni, penso alle grandi concessioni demaniali, diventa in alcuni casi paradossale, e uno di questi casi paradossali erano dei magazzini che si trovano al di sotto dell'asse attrezzato sul molo, sulla banchina sud del nostro fiume, in cui i nostri pescatori avevano dei piccoli spazi in cui tenevano reti, materiali di pesca, rimessaggi, di prima. E si sono trovati all'improvviso con questo canone sestuplicato. Per cui, avevamo più o meno dai 300 ai 2005, quindi stiamo parlando di cose di questo genere. E quindi a questo punto noi, come gruppo di azione locale, abbiamo, escogitato sembra forse fatto un termine di necessità virtù. Fatto di necessità virtù, e ci siamo proposti di rilevare in un'unica concessione tutti i magazzini che si trovano sulla nostra banchina, e quindi accorpando il costo, che ripeto non è legato alla dimensione, al metro quadro, ma alla concessione, quindi in un'unica concessione con un'unica quindi quota minima,
e poi a questo punto subconcederla, certo, ai nostri stessi pescatori, e quindi in qualche modo ritornare con i canoni di prima, forse anche qualcosa in meno. Eh sì, bisogna difendersi anche dalla burocrazia, Doriano Camplone, sì, mantenendo però inalterata la storia della marineria pescarese, perché ci sono dei punti su cui, ripeto, attività materiali e attività immateriali, su cui il FLAG ha lavorato molto in questi 5 anni ed è bene ricordarlo. I giorni e le tradizioni, Sant'Andrea, la festa del mare, la festa delle golene, la regata dei gonfaloni, la commemorazione dei caduti al mare, insomma, su questo, ecco, si è fatto anche un salto di qualità nell'organizzazione, sempre in sinergia con il comune in alcuni casi. Certo, mantenere viva queste tradizioni è fondamentale, fa parte della nostra storia. La festa di Sant'Andrea è l'apice di questo insieme di commemorazioni, e purtroppo negli ultimi anni la situazione a cui accennava il sindaco, di grave crisi del settore, ha messo anche un po' in dubbio questo conservare queste tradizioni. Bisogna pensare che in alcuni casi la classica processione in mare, se prima vedeva la partecipazione di tutte le imbarcazioni perché diventava una cosa proprio di necessità, oggi purtroppo dobbiamo riconoscere che ci sono parecchi colleghi che non escono in processione, un po' non tanto perché è simbolico il fatto che il costo del carburante, ma più che altro per una forma di protesta. Le cose, diciamo, non vanno bene, vanno male, e a volte viene un grande senso di scoraggiamento. Con grande senso di scoraggiamento che porta ad allontanarsi. Noi però, io sono uno di quelli che invece crede che bisogna continuare a darsi da fare per mantenere vive queste tradizioni, e soprattutto perché penso che la marineria e la pesca debba avere un futuro, nonostante tutto quello che stiamo vivendo. Diciamo che questa situazione contingente ha messo in evidenza il fatto che non si può continuare a fare attività di pesca come l'abbiamo fatto fino ad oggi. Oggi il pescatore è il bravo professionista che va in mare e sa pescare, sempre in regola con le attrezzature regolamentari, ma è bravo e riesce a portare a casa una grande quantità di pescato, perché sa lavorare in mare. Il punto debole di questa marineria è l'incapacità poi di valorizzare questo prodotto per portare il guadagno nell'azienda. Con i grandi costi di gestione che ci sono adesso, è diventato più che mai importante poter incidere nella vendita, nella determinazione del prezzo. Noi attualmente, per come è sistemata la cosa, conferiamo per la maggior parte del prodotto al mercato ittico oppure ai grossisti locali, e in questa trattazione noi non abbiamo nessuno strumento per limitare il deprezzamento del pesce. Spesso e volentieri, il mese di ottobre è stata una testimonianza, con la giustificazione di un mercato che non tira, il nostro pescato è stato svalutato, e quindi a fin dei conti i risultati delle nostre battute di pesca sono andati, se non a pari, a volte in passivo, la maggior parte dei casi a pari, qualche volta c'è stato un guadagno. E voglio introdurre con questo discorso il progetto del Fish Lab, sì, che secondo me rappresenta uno tra i vari progetti promossi dal FLAG, uno delle novità, perché per la prima volta in questo sistema che ci vede l'anello debole, schiacciato dai commercianti, in fondo è quello, che effettivamente noi non abbiamo strumenti per difendere e per tutelare il prezzo, Fish Lab rappresenta invece un inserimento di una novità. Per la prima volta abbiamo uno strumento, seppur limitato nelle dimensioni e nelle capacità, è un laboratorio per la lavorazione del pesce, la trasformazione. Quindi abbiamo per la prima volta l'alternativa del pescatore che non si limita a portare il pesce e a vendere. Se a me il prezzo non piace, se il mercato non tira, io riesco a trasformare questo prodotto e a portarlo direttamente ai consumatori dopo che è stato lavorato e pronto per essere cucinato. Così come
tutte le casalinghe desiderano, casalinghe, le famiglie desiderano. Il favore che chiedono al pescivendolo. Perché prima abbiamo parlato delle ricette, il battuto di suri, sì, esatto. E altre cose, però il problema maggiore è il fatto che spesso il tempo per cucinare ce n'è poco, se si deve pure pulire il pesce, esatto. Comunque si trova. Invece se si riesce a portare il nostro prodotto, faccio un esempio tra i tanti, il nasello. Il nasello è una delle specie più diffuse, si prende in tutti i periodi dell'anno. Il nasello è un pesce non povero, che però negli ultimi tempi, proprio per questo deficit di concorrenza, se vogliamo, c'è molto prodotto, basta per tutti, quindi che succede? Che il commerciante che detta le regole fa un prezzo troppo basso, un prezzo troppo basso e che non ci permette quindi di avere un buon risultato. Io ho l'alternativa, grazie a questa possibilità, di togliere questo prodotto dal mercato perché viene deprezzato e usarlo in un altro modo, quindi portarlo a trasformarlo e portarlo direttamente al consumatore, accorciando la filiera, bypassando la parte del commerciale. Devo dire che questo del Fish Lab, per le dimensioni e per come si sta realizzando, non risolve il problema a tutta la marineria, però rappresenta una forma di progetto pilota, certo. Che apre uno spiraglio. E ma l'attività è aperta e fruibile già oppure? Siamo nei preparativi finali. Ah, quindi sì. Saremo invitati all'inaugurazione. L'intervento del comune che deve deliberare la concessione dell'area per poter poi poter far montare la struttura che è già pronta. E una volta posizionata la struttura, fatti gli allacci, sì, avremo il pesce a chilometro zero, diciamo, direttamente che effettivamente è il vero progetto, quello più importante, che veramente permette di portare dal peschereccio il prodotto lì in questo stabilimento, piccolo laboratorio, e quindi farlo arrivare. Questo è un prodotto che probabilmente sarà trovato nei negozi di eccellenza, quelli che vanno alla ricerca dei prodotti, certo. DOP, tutti questi prodotti che cerca il consumatore attento, che non si accontenta di mangiare il pesce che viene dall'Argentina, certo. O da altri posti. Mi sembra una bellissima iniziativa. Allora facciamo così, noi adesso ci fermiamo per l'ultima pausa, poi andiamo a chiudere prima col sindaco e poi anche col presidente. Linea alla regia. Allora, siamo tornati in studio, stiamo parlando del Flag Costa di Pescara, di cui il comune di Pescara è, diciamo, l'azionista di maggioranza con il 49% delle quote, quindi insomma avverte anche una sorta di responsabilità su quello che sarà il futuro del Flag, perché sappiamo che ora ci sarà una fase di trasformazione, ce ne parlerà il Presidente prima di salutarci, quindi nei prossimi anni ci sarà un unico soggetto, un gruppo di azione locale che investirà tutta la regione, però è importante, Sindaco, dare continuità a tutte queste belle idee, a tutte queste belle iniziative, soprattutto poi farlo perché insomma si è costruito molto, ci sono le basi, adesso ci saranno anche, lei ci ha detto, le strutture e le infrastrutture, la principale delle quali rimane il porto canale. Ecco, su questo io le chiedo, non abbiamo parlato del problema del dragaggio, che lo diamo per sottinteso al momento, però insomma parliamo anche delle soluzioni oltre che dei problemi, Sindaco, su quel fronte. Noi dobbiamo sempre ricordare innanzitutto a noi stessi, poi a tutti, che il porto di Pescara è un porto nazionale. Quindi quel porto ha bisogno di investimenti nazionali e regionali, come in effetti adesso sta avvenendo, perché il problema del dragaggio è un problema annoso, oltretutto noi abbiamo ancora i fanghi del dragaggio del 2013 all'interno della vasca di Colmata, che creano quella montagna vergognosa, io l'ho sempre sostenuto, vicino al porto turistico, all'ingresso del porto turistico. Lì il provveditorato alle opere pubbliche ogni volta da troppo tempo fa gare che non vengono mai portate a termine o che si interrompono, e io continuo a sollecitare e anche a diffidare il provveditorato per pulire quella vasca di Colmata, che è oltretutto necessaria per i lavori del porto che si stanno realizzando, perché poi la marineria ha bisogno di un porto, la città di Pescara ha bisogno di un porto, e oggi in effetti questo porto viaggia a scartamento ridotto, tant'è che molte barche non sono nel nostro porto, molte barche non riescono a rientrare con facilità, rientrano soltanto con grandi difficoltà e anche
a volte rischiando con le manovre. Con manovre azzardate. Però il lavoro sta proseguendo, in che senso? Tutti possono vedere che è stato realizzato il primo braccio del molo nord che arriva fin quasi alla diga foranea. Adesso l'ARAP ha assegnato il secondo lotto che è stato aggiudicato a un ATI di due aziende serie e molto forti per quello che mi risulta, che stanno facendo il progetto esecutivo e quindi poi si potrà passare alla fase della realizzazione del secondo lotto. I fondi ci sono anche per il terzo lotto, quindi i lavori proseguono, devono proseguire con la massima celerità, perché noi abbiamo bisogno, per completare tutto questo intervento di cui abbiamo parlato, di un porto che possa ospitare bene e in tranquillità i pescherecci. A tal proposito, nel piano regolatore portuale nuovo che l'autorità di sistema portuale sta realizzando, noi abbiamo scritto chiedendo l'eliminazione della darsena per i pescherecci a nord, perché i pescherecci possono trovare collocazione all'interno del nuovo porto senza problemi e senza andare a fare ulteriori strutture che appesantirebbero la città e la costa pescarese e creerebbero anche problemi alla balneazione. E quindi vogliamo che si completi questo intervento per fare in modo che finalmente i pescherecci abbiano un posto tranquillo dove poter rientrare, ma che quel porto possa ospitare anche le navi traghetto per i collegamenti con la sponda est dell'Adriatico e per ospitare anche delle navi da crociera, perché oggi Pescara, diciamo, è il punto di riferimento dell'Abruzzo come porta dell'Abruzzo in tutti i sensi dal punto di vista turistico, quindi possiamo avere delle opportunità che dobbiamo sfruttare a fondo e le dobbiamo sfruttare con un porto che abbia le caratteristiche di porto. Quale sarà la collocazione, sindaco, definitiva poi della flottiglia marinara di Pescara? All'interno del nuovo porto? Sì, lì ci saranno tre moli molto ampi e uno di quelli potrà essere... E si riuscirà a farli trasferire prima che si completi tutto il lavoro nel suo complesso? Ma questo è un problema tecnico che ovviamente devono esaminare i tecnici, però il porto sarà fruibile nel momento in cui sarà completato totalmente, non è che si può lavorare senza avere un quadro completo e senza portare a collaudo tutte le opere. Ci vorrà del tempo. Purtroppo i lavori a mare sono lavori che comportano tempi che non sono quelli che noi tutti quanti speriamo. Vorremmo. Però si devono fare e ci sono adesso. E si è cominciato. Aggiungo a proposito, visto che è uscito questo discorso, che proprio perché si prevedono tempi lunghi, noi siamo molto preoccupati. Ecco perché diciamo molto preoccupati, perché già adesso la condizione dell'insabbiamento del fiume è critica. Se non è previsto quindi nessuna azione di dragaggio all'interno del canale, altro che progetti. Domani ci saranno gli stati generali, sì. Si parlerà di investimenti, si parlerà di progetti. Io sono tra gli armatori che più di tutti penso, appunto, come ho già detto, che il futuro c'è per questa attività, ma se... La barca non può uscire o non può entrare, ci sta poco da fare attività, ci sta poco da fare investimenti. Presidente, siamo in chiusura. Scusa, posso? Perché sono talmente convinto, certo, di quello che dice lui, che noi dobbiamo insistere tutti insieme su Ancona, che le risorse dell'autorità di sistema per i porti vengano concretamente investite sul porto di Pescara per un dragaggio sistematico fino a quando non sarà pronto il nuovo porto, perché non è che noi possiamo pensare di vivere senza un porto dove i pescherecci la cura è riuscita, ma nel frattempo il paziente quando sistemato. Il medicinale, quando sarà pronto? Un porto meraviglioso. Nel frattempo, Presidente Lattanzio, chiudiamo spiegando cosa c'è nel futuro del flag Costa di Pescara dopo questi 5 anni. Il flag Costa di Pescara continuerà naturalmente a vivere,
La nuova programmazione FEAMPA, questa volta si chiama così, prevede che nella regione Abruzzo ci sia un solo organo per la gestione di fondi comunitari. Di questo GAL Pesca Abruzzo, il Flag Costa di Pescara sarà socio, anche con una quota importante, per dare naturalmente continuità a tutti i progetti che sono stati messi in piedi, che rappresentano solo l'inizio di un percorso che dovrà portare a far sì che questo mestiere torni ad avere il giusto appeal come svariati anni fa, e che torni ad essere soddisfacente da un punto di vista economico, e che torni ad essere anche un mestiere verso il quale le nuove generazioni possano pensare di trovare la loro collocazione. Quindi, al di là degli aspetti istituzionali, amministrativi, che pure sono importanti, di queste trasformazioni, voi cosa avete nel vostro calendario di attività per le prossime settimane, per i prossimi mesi, come progetti che devono essere avviati oppure portati a compimento? Io non so se su questo vuole intervenire anche il direttore. Intanto ci sarà, prima il direttore diceva giustamente, corsi di formazione, questi saranno previsti nel nuovo piano di azione. Il vicepresidente Doriano Camplone prima parlava del Fish Lab come primo momento di un nuovo modo di fare impresa nel mondo della pesca, e quindi è ipotizzabile, e stiamo già lavorando su questo per vedere un ampliamento di quel laboratorio, per dare sempre più possibilità a quanti vogliano di intraprendere un'attività imprenditoriale, non soltanto di cattura del pesce. Quindi dare continuità a tutte quelle azioni che abbiamo messo in piedi con questo gruppo d'azione locale, e che sicuramente troveranno allocazione anche nel prossimo piano del FEAMPA nel GAL Pesca Abruzzo. Benissimo, io ringrazio il Presidente, il Direttore, il Vicepresidente, il Sindaco di Pescara per averci parlato di una realtà che ha vissuto per 5 anni, è stata protagonista di una fase di avvio con i risultati che ora sono tangibili sotto gli occhi di tutti. Insomma, uno degli esempi in cui si dice le cose che poi non rimangono sulla carta, ma poi lavorano nella concretezza e anche nella capacità e nell'entusiasmo nonostante il momento difficile degli operatori del settore. Auguri dunque per i prossimi 5 anni per il Flag Costa Grazie. Di Pescara, e un caro saluto ai nostri telespettatori con i fatti e le opinioni. Torneremo venerdì prossimo alla stessa ora. Arrivederci.